Inizia il trittico di gare importante in vista del campionato, inizia contro un avversario che non sarà facile affrontare. No, difficilissimo da affrontare perché è una squadra che quest'anno sta facendo benissimo, è una delle migliori, è una grossa sorpresa perché è una neopromossa, è una squadra molto solida che dietro di noi ha la seconda miglior difesa. Sarà una squadra difficilissima da affrontare, anche soprattutto il campo di domani non sarà un campo bellissimo, diciamo. Domani sarà una partita sporca, una partita dove la voglia di preparare sull'avversario, sui duelli individuali farà la padrona, perché domani sicuramente non sarà una partita tecnica, ci vorrà la voglia, come ho detto prima, di vincere tutti questi contrasti, tutte queste palle sporche, perché domani sarà una partita sporca. Parliamo sempre di una squadra che nelle ultime 11 partite ha vinto 10 partite. Ci sta che mentalmente contro l'ultima in classifica parti un po', non dico svogliato, però poco concentrato. Però poi la grande intelligenza di questa squadra è capire subito i propri errori e non commetterli poi la partita successiva. E con certe condizioni del terreno di gioco immagino che dovrai far cambiare modo di giocare la squadra. Ti aspetti in questo senso magari una gara simile a quella di Mociano o quella di Pinedo contro il Modignano? Ma sarà una partita simile, forse anche peggio. Da quello che mi dicono le condizioni del campo non sono bellissime. Sicuramente la settimana abbiamo lavorato non dal punto di vista tecnico ma su altri fattori, sulle seconde palle, perché domani sarà, come ho detto prima, una partita sporca. La partita giocata sulle seconde palle, vincerà la squadra che vincerà più in duelli individuali. Dobbiamo essere bravi a sfruttare quelle poche occasioni che il Favale ci lascerà, perché il Favale è una squadra molto organizzata, è una squadra che ti lascia pochi spazi in difesa e ha molti giocatori davanti che hanno gamba per forti nella ripartenza, quindi dobbiamo essere bravi a sfruttare quelle poche occasioni che ci capitano, perché domani non sarà la classica partita che avete visto nelle precedenti partite, perché domani è una partita, come ho detto prima, una partita difficile, con una squadra organizzata però su un campo difficilissimo. La pressione non ci deve essere, noi dobbiamo stare sereni e tranquilli, come dico sempre, consapevoli della nostra forza, consapevoli del nostro obiettivo. Io l'ho detto domenica, noi ci servono 3 vittorie, ma se queste 3 vittorie, la speranza e la voglia è quella di raggiungerle in queste 3 settimane, però no, la pressione noi non ce la dobbiamo far venire, la pressione giustamente ce l'hanno le squadre che ci devono raggiungere.